Ciao a tutti, ben ritrovati e benvenuti sul mio canale. Sono Angela, una pasticciona in cucina e oggi ho preparato per voi il risotto con i piselli. Vi auguro una buona visione. Allora, inizio andando a cuocere a vapore 30 g di piselli surgelati che mi serviranno successivamente per fare la cremina di piselli. All'interno della pentola vado a versare un bicchiere di acqua, inserisco il cestello per la cottura a vapore. Metto i piselli. Messo il coperchio, la valvola si è chiusa da sola. Faccio venire il mal di mare. Allora, premete qua su pressure cooker, andate a togliere il mantenimento in caldo, portate il tempo di cottura minuti, la pressione sta su alta. E premete start. La cottura è terminata, premete cancel. L'ho staccato proprio la corrente. Adesso questa cosa qui portatela sul vento in modo che la pentola inizia a sfiatare. La pentola ha terminato di sfiatare, possiamo andare ad aprire. Naturalmente sono cotti, adesso questi li vado a trasferire all'interno di un contenitore e utilizzando l'acqua di cottura, anche se era poca, li andiamo a frullare. Cremina pronta. Ora passiamo alla preparazione del risotto. Inizio andando a premere il tasto sauté. Lascio le impostazioni su temperatura media e il tempo 30 minuti e premo start. All'interno della pentola vado a mettere l'olio. All'olio aggiungo la cipolla tritata. Aggiungo il prosciutto cotto a cubetti. Aggiungo i piselli. Vado ad insaporire con del sale e pepe nero. Metto il riso. Lo dobbiamo far tostare, quindi aspettiamo a mettere il vino. Quando il riso è tostato, versate il vino bianco e fatelo evaporare. Vi ricordo che gli ingredienti ve li trascrivo nell'info box che trovate sotto al video. Dovete cliccare sulla parolina altro e lì vi si aprirà tutta la lista degli ingredienti.
il vino evaporato, aggiungo il brodo. Sto andando a mettere il coperchio, vado ad arrestare questa cottura, passate su pressure cook qua sopra, togliete il mantenimento in caldo e portate la cottura 4 minuti, dopodiché ripremete start. La cottura è terminata, premete su cancel. Quindi ho versato 2 cucchiai di quella cremina che abbiamo fatto prima di piselli, parmigiano grattugiato e una noce di burro. Il video termina qui, se vi sono stata utile e il video vi è piaciuto, come sempre vi chiedo di lasciarmi un like, se è la prima volta che capitate qui sul canale iscrivetevi, per le notifiche c'è la campanellina rossa sotto al video, vi ricordo che nell'info box vi trascrivo gli ingredienti e a me adesso non rimane che augurare a tutti quanti voi un buon appetito, un bacione, un abbraccio a tutti, ciao ciao e alla prossima ricetta!